per la prima volta il teatro di Rimini ricostruito, dopo 75 anni di latenza, mette in piedi una produzione operistica e questa produzione operistica è la stessa che lo inaugurò nel 1857. Questa concomitanza ha una valenza effettivamente storica. Tipo di approccio che abbiamo utilizzato per così adempiere all'incarico che ci è stato assegnato, che è un tipo di approccio come è stato definito anche da tutti, un po' sottolineato un po' da tutti durante la conferenza stampa, molto anomalo rispetto alle pratiche teatrali e produttive vigenti. Intanto avete di fronte a voi un regista che è più un musicologo che un regista e che ha scritto in prima istanza una drammaturgia insieme ad uno scenografo che si chiama Edoardo Sanchi e a un direttore d'orchestra che si chiama Manlio Benzi. Questa drammaturgia che di fatto ha orientato tutto il lavoro si è tradotto in un percorso a forte valenza collettiva che è diventato una specie di infrastruttura alla quale si sono informate tutte le componenti, tutti i lavori, tutti anche gli aspetti più particolarmente tecnici che consistono in una produzione operistica, che come sapete è una produzione abbastanza complessa. Quindi non si sono separate le funzioni. Di solito, per esempio, il cast non viene scelto in base alle esigenze drammaturgiche, semmai il contrario. Invece, in questo caso, le voci sono state cercate in base al profilo drammaturgico che i personaggi richiedevano e per certi versi anche esigevano. E così via, fino alle luci o alle scelte di tipo scenografico, registico, tecnico. Questa, diciamo, drammaturgia Bibbia è stato il frutto di un lavoro collettivo. In prima istanza l'avevo stesa io, ma poi è stata profondamente ridefinita, coinvolgendo nella sua messa a punto sia il direttore d'orchestra, quindi la componente musicale, la concertazione, la componente musicale che non riguarda solo l'orchestra, ma anche gli aspetti vocali, sia gli aspetti visivi, ecco la presenza di Edoardo Sanchi, sia gli aspetti registici, quindi l'interpretazione dei personaggi e la loro relazione, anche per così dire il contesto narrativo, perché come vi ho sottolineato durante la conferenza stampa, noi abbiamo riambientato la vicenda alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, per appunto poter raccontare nello stesso tempo sia la storia dell'Aroldo di Giuseppe Verdi, sia la storia del teatro di Rimini, reinterpretata come la nostra storia, perché le ferite che il bombardamento del teatro di Rimini porta con sé hanno un fortissimo valore simbolico che riguardano la nostra storia ancora aperta e che anche questa produzione è così, certo umilmente, ma con una certa forza comunque, orientandosi a quel tipo di drammaturgia del perdono che quest'opera di Verdi richiede e comporta, vuole contribuire a riscrivere, a ripensare. La storia non è mai scritta una volta per tutto, è un processo infinito.